importantissimi. Buonasera, in diretta dal Teatro 7 di Torino, Profondo Rosso, un programma di approfondimento che di settimana in settimana tocca tutti gli argomenti di attualità, dalla politica alla sanità, dalla religione alla casa. Siamo in onda tutti i venerdì su Rete 7, canale 12 del Digitale Terrestre, dalle ore 21 alle 22:30 e anche in diretta nazionale sul canale Sky 825. Serena, di che cosa parliamo stasera? Questa sera parleremo della rivoluzione del condominio. Sentiamo l'introduzione all'argomento del nostro Giano. Come al solito a Roma fanno le leggi solo per farci pagare altre spese. Nuove regole come se non ce ne fossero già abbastanza. Tante imprecisioni, tante norme che faranno litigare di più in condominio. Si vede che chi l'ha scritta non ne capisce niente di condominio. Saranno contenti solo gli avvocati. Oppure, finalmente una legge completa sul condominio, se ne sentiva l'esigenza da tantissimi decenni. Amministratori più professionali, seri e preparati, condomini più garantiti, maggioranze per deliberare più basse, regole più al passo coi tempi. Era ora. Nostri ospiti, avvocato Marco Bremonte, Giovanni Cipresso Uppi, avvocato Edoardo Rossetti Sunia, Buonasera. Claudio Castellino, vicepresidente regionale ANACI, dottor Fabrizio Capuzzo, commercialista. Buonasera. Se volete fare una domanda ai nostri ospiti, potete scriverci in diretta al nostro numero 348-8040254 o potete scriverci al nostro indirizzo mail scrivi@profondorosso.info. Vi ricordo che ogni venerdì siamo presenti su Cronaca qui, nella pagina dei programmi televisivi, così potrete sapere in anteprima di cosa parleremo il venerdì sera. Grazie, grazie Serena. Avvocato Bremonte, torni in questo studio dopo alcuni mesi in un momento importante. Noi questa sera dedichiamo questa trasmissione al condominio, parleremo anche di agevolazioni fiscali, parleremo anche di inquilini e proprietari, ma la parte più importante della trasmissione sarà dedicata a questa rivoluzione che è entrata in vigore da pochissimo. Allora, che cos'è questa nuova legge sul condominio? Ripartirei da quello che è stato il discorso che abbiamo fatto qualche mese fa, quando avevamo detto che questa rivoluzione, come l'ha definita prima Serena, del condominio avrebbe portato chissà quali novità. La premessa allora era stata: ma la legge entrerà in vigore il 18 di giugno, vedremo cosa succederà in questi 6 mesi, perché tanto è durato il periodo di vacatio o di interregno, chiamiamolo così, d'attesa che entrasse in vigore questa benedetta riforma. Di fatto a oggi non sono stati effettuati degli interventi di modifica rispetto al testo che è stato promulgato, anche se iniziano ad emergere parecchie perplessità in ordine sia al significato, all'interpretazione delle norme nuove, sia in relazione all'applicazione delle stesse. E quindi non ci resta che aspettare di vedere come verranno interpretate queste nuove norme. Soltanto a seguito dell'applicazione, quindi vedremo quali saranno le prime sentenze che ci spiegheranno per bene quali saranno le tendenze poi dei giudici nell'applicazione. Sicuramente ci sono grosse novità, almeno sulla carta, ad esempio il ruolo dell'amministratore,
prevede parecchie novità. E poi quindi entriamo speriamo... poi nel dettaglio con le nostre slide. Esatto, andiamo poi nel dettaglio e come diceva il secondo Giano... Ecco, quello volevo chiederti, ma secondo te chi ha più ragione? Adesso erano due posizioni molto diverse. Chi ha più ragione dei due, Giano? Ma io in genere sono sempre molto favorevole alle novità e quindi ben vengano comunque le riforme se in qualche modo possono portare ad un miglioramento. Sulla carta ci sono diversi elementi che reputo positivi, da qui al momento in cui saranno applicate queste nuove norme vedremo cosa succederà. Sì, c'è il rammarico, almeno da parte mia, che il legislatore non abbia avuto forse il coraggio, il tempo, la voglia o l'opportunità di poter affrontare in maniera ancora più corposa questa riforma, ma posso capire che gli interessi siano contrapposti, che ci siano state parecchie resistenze, quindi come sempre... Tutto sommato bisogna trovare un giusto equilibrio. Non sempre probabilmente sono state scelte le soluzioni migliori, ma tutto sommato nel complesso io accolgo positivamente questa riforma. Sicuramente. Ecco. Allora, anche per introdurre la prima parte, così poi sentiamo anche gli altri ospiti, se la regia può mandare la prima slide sull'amministratore, ecco, sinteticamente, poi magari successivamente entriamo a vedere la parte più importanti, ecco, che cosa cambia rispetto alla figura dell'amministratore? Si cerca di professionalizzare l'amministratore, non è mai esistito un albo degli amministratori, non è mai esistito un ordine degli amministratori, in un periodo come questo dove c'è il massimo, almeno sulla carta, il massimo delle liberalizzazioni, quindi non si poteva scegliere di formare un nuovo albo. E quindi si è cercato di introdurre l'obbligatorietà almeno di alcuni requisiti che dovrebbero garantire la serietà, la professionalità, la preparazione di chi affronta questo mestiere. In realtà molti aspetti erano già stati in qualche modo previsti dalle sentenze che erano state emesse dai giudici precedentemente. Di fatto, come ad esempio c'è l'aspetto dell'obbligatorietà dell'apertura del conto corrente del condominio. Ormai c'era giurisprudenza pressoché pacifica che in qualche modo imponeva questa apertura del conto corrente specifico proprio per evitare che vi fossero commistioni tra il patrimonio dell'amministratore e i soldi che doveva gestire per conto del condominio. Succedeva spesso che gli amministratori che magari avevano più condomini facessero convogliare tutto su un conto corrente. Succedeva, a se stessi. Diciamo. Ogni tanto succedeva e ahimè ogni tanto poi non si sapeva bene che fine facessero questi soldi. Ma sono casi isolati. Sono poi casi isolati, quindi si cerca almeno sulla carta di evitare di prevenire ecco. Questi casi sconsiderati. Per cui il legislatore ha indicato tutta una serie di requisiti che devono possedere adesso gli amministratori. Si va oltre che dal titolo di studio, prima non c'era questa obbligatorietà, alla completa assenza di condanne, per determinati reati che sono relativi più che altro alla gestione del patrimonio e quindi si presume che se una persona sia stata integerrima nella gestione dei patrimoni precedentemente lo sia anche nella gestione del patrimonio e dei conti condominiali. È prevista l'obbligatorietà anche di aggiornamento per gli amministratori, un po' come preso per noi avvocati, per i commercialisti, per cui siamo costretti adesso a frequentare corsi di aggiornamenti e di aggiornamento. C'è tutta una serie di preclusioni per cui non può essere nominato chi è stato protestato, ad esempio, chi ha subito dei protesti cambiari o chi è stato dichiarato interdetto, inabilitato. Quindi sostanzialmente si cerca quantomeno di dare un'impostazione generale affinché chi affronta questo mestiere insomma, lo faccia in maniera consapevole e soprattutto seria. Sai, avvocato, qual è la cosa che secondo me i nostri condomini da casa si chiedono? Diciamo, perché abbiamo dovuto aspettare il 2013 per una cosa così logica, no? Cioè, chi è protestato, chi ha commesso reati contro il patrimonio, sembrerebbe abbastanza logico che non può gestire i suoi fondi, no? Ma infatti soprattutto per gli addetti ai lavori all'inizio c'è stata parecchia perplessità, perché comunque hanno detto, dove sono le novità? Insomma, di fatto le novità ci sono proprio perché prima c'era forse,
sicuramente l'anarchia più totale nella disciplina di questo, che mancava completamente la disciplina di questa professione. Quindi adesso vengono messi finalmente dei paletti che dovrebbero essere da un lato di garanzia per i condomini e dall'altro dovrebbero essere premianti per gli amministratori che sono sempre stati corretti, si sono sempre comportati correttamente, quindi continueranno a farlo. E qui ti fermo perché poi cominciano ad arrivare gli sms, solo un attimo, perché abbiamo parlato dell'amministratore Claudio Castellino, vicepresidente piemontese dell'ANACI, che è la principale associazione degli amministratori di condominio. Rispetto a quello che diceva l'avvocato Briamonte, voi che cosa ne pensate di questa legge? Soprattutto adesso parliamo del ruolo dell'amministratore. Diciamo che da parte del nostro ruolo, della nostra parte, per noi è cambiato poco, perché sostanzialmente noi eravamo già con la nostra associazione professionisti in questo, e quindi ci avevamo già dati dei punti ben precisi da rispettare. Quindi tutto questo elenco è stato inserito, giustamente, perché è giusto che ci sia, ma comunque era già rispettato dai nostri associati come norma deontologica nostra all'interno, e quindi per noi non è che sia un grosso problema arrivare a questi livelli, quindi perché ci siamo già. Naturalmente anche sul discorso della formazione, noi è decine d'anni, se non dico dal 75, che facciamo formazione, facciamo corsi per gli amministratori, quindi anche su questo non ci sono problemi. Da diversi anni abbiamo anche istituito all'interno nostro anche il discorso dei crediti, quello che viene portato da tutti gli ordini e albi, e quindi anche noi dobbiamo, iscritti all'associazione, che comunque è sempre privata, rispettare determinati aggiornamenti e quindi portarci avanti sempre nella nostra professione. Sul fatto invece contrario, secondo me, c'è il fatto sempre di quello che il condomino viene. Questa mattina ne ho avuto un esempio, l'anagrafe condominiale, quella che è richiesta ed obbligatoria che venga portata avanti, non vi dico gli improperi delle persone che vengono, che non riescono a compilare perché c'è una certa richiesta di dati. Ma senti un po', ma il condomino capisce che è nella legge o pensa che sei tu che... No, il problema è il condomino dice che noi ne abbiamo sempre qualcuno. Quindi alla fine è colpa della... Oltre che chiedervi soldi, dobbiamo anche far questo. E in più, e oltretutto, poi comunque per noi è un notevole sborso di tempo, perché comunque dobbiamo impegnare personale per poter fare... Questo è un esempio. Poi naturalmente ci sono tutta un'altra serie di cose che comunque ha detto anche l'avvocato, che comunque ci portano via parecchio tempo. Per noi è giusto, perché comunque l'amministratore professionista deve essere un professionista, quindi deve comportarsi, deve rispettare la legge ed è naturalmente in tutti i casi deve... Ecco, a proposito di amministratore professionista, sì, chiaramente quelli associati all'ANACI fate, come dire, dei corsi, quindi se non lo sono quando si iscrivono lo diventano in buona sostanza. Avete fatto però un calcolo, questa legge che impone determinati requisiti, quanti amministratori non li hanno? Cioè, perché anche questo è importante capire. Allora, dobbiamo escludere quelli che fanno l'amministratore del proprio condominio. Sì, quelli possono farlo, dobbiamo tranquillizzarli, potranno continuarlo a farlo anche dal dopo 18 giugno di quest'anno. Quindi lo possono fare, è giusto che lo facciano, se lo fanno nel proprio condominio riescono a gestirlo. Per gli altri amministratori c'è una norma transitoria che praticamente collega, dice che se tu da più di negli ultimi tre anni hai fatto un anno di amministratore, quindi anche se non hai requisiti, soprattutto quelli di diploma, puoi continuarlo a fare. Quindi quelli nuovi da adesso in poi dovranno avere determinati requisiti, è giusto. Ma diciamo che comunque il mercato aveva già fatto questa selezione. Cioè ormai di amministratori che lo facevano così in modo improvvisato non c'erano più tanti. Però quello che mi interessava, che volevo chiedere all'avvocato, eventualmente poi andate a parte, è quello di dire, ma tutte queste norme, no, che sono molto belle, molto precise, chi è che va a controllarle? Questo sarà poi, lo vediamo, perché era una domanda, hai ragione. Chi è che le controlla? Perché mi sembra che non sia previsto. È stato fatto un elenco. Adesso arriviamo. Allora, sentiamo l'avvocato Rossetti, che è qui in rappresentante del SUNIA e che è esperto di questa materia. Io credo che quello che è stato detto finora abbia un grosso fondo di verità. L'innovazione c'è, è un'innovazione tendenzialmente positiva. Entrando nel dettaglio, forse non sarà questa sera la sede opportuna perché la questione è molto corposa, ma entrando nel dettaglio si possono scoprire dei risvolti
interessantissimi rispetto a quello che era la precedente normativa, che ahimè era ferma al 1942, quindi era sì, evidentemente un po' datata. Diciamo. È vero, e mi piace l'introduzione alla Giano, sì, perché è veramente una situazione da Giano, no? Sì. Si può dire tutto il contrario di tutto. Qual è il vero problema? Il vero problema è che a monte di questa riforma occorre un'educazione. Occorre un'educazione che sia sicuramente rivolta ai soggetti, possono essere gli amministratori, possono essere anche i miei colleghi, gli avvocati, che devono disciplinare questa situazione. Tra l'altro la legge prevede, la riforma prevede la mediazione introdotta, e che vedremo adesso cosa ha partorito il governo, ma vedremo se questa mediazione potrà servire. 1,5 milioni di cause l'anno, per dare i numeri di questa situazione. Ma l'educazione della persona, che è il condomino, è fondamentale. Il lavoro che ci aspetta non da ieri, dall'altro ieri, è quello di far capire cosa vuol dire amministrare un condominio e quanto è l'importanza della partecipazione. Sotto questo profilo io, dal mio punto di vista, vedo una certa qual ritrosia nel fare, per esempio, una cosa che poteva essere più opportuna, quella di inserire anche rapporto condomino locatore e conduttore, che poi peraltro è quello che paga la gran parte delle spese, un tentativo migliore di quello che è la legge ancora attualmente in vigore, che prevede solo il suo intervento in materia di riscaldamento. Vedo con molta positività, in quest'ottica di educazione, la possibilità per l'amministratore del condominio. Vedo con molta grande attenzione il fatto che finalmente il legislatore voglia individuare professionalità e assieme alla professionalità metta anche delle regole, per esempio le responsabilità civili e conseguentemente responsabilità civili, le polizze assicurative, soprattutto sui lavori, perché noi oggi abbiamo dei grossi problemi dove magari vengono deliberati, poi entreremo nel merito, sì, i famosi conti, deliberati dai lavori, e magari delle volte ci si trova scoperti. Io sono assolutamente lontano dall'accusare la categoria degli amministratori, ma casi di amministratori che purtroppo hanno qualche problema, sì, ce ne sono, e i giornali ne parlano molto spesso. Quindi io credo che qualcosa in più è stato fatto, bisogna seguirlo. Benissimo, noi sicuramente lo seguiremo man mano che andrà avanti. Serena, leggiamo un SMS scelto tra i tanti che stanno arrivando. Leggiamo il primo SMS che è arrivato. Vivo in un condominio a Torino, con la legge nuova posso staccarmi dal riscaldamento centralizzato? Sì, e questa è uno, penso che sia uno dei temi più caldi. Sì, quindi lo anticipiamo, sentiamo brevemente, perché poi voglio sentire anche gli altri nostri ospiti. Briamonte, devi anticipare un po' questo argomento. Uno degli argomenti blu, in realtà anche questa non è una grossa novità, nel senso che i giudici precedentemente avevano già disposto pressoché pacificamente che il singolo condomino potesse distaccarsi dall'impianto centralizzato, quindi creando un proprio impianto particolare nell'appartamento, purché ciò non comportasse dei discapiti, diciamo così, nei confronti degli altri condomini, e quindi una diminuzione tendenzialmente della temperatura negli altri appartamenti, e quindi bene o male è un principio che si era già affermato precedentemente. Questa volta il legislatore ha voluto formalizzare a tutti gli effetti questa possibilità. Bisognerà poi vedere quali saranno anche qui le applicazioni, perché a volte è difficile stabilire quali possano essere questi disguidi, questi squilibri termici, se possano essere considerati evidenti, abnormi, tollerabili o meno, e quindi anche in questo caso bisognerà vedere l'applicazione, bisognerà vedere molto probabilmente il singolo caso, allora quando il giudice magari si vedrà costretto poi a nominare un consulente tecnico d'ufficio che vada a valutare effettivamente, sì, quali siano questi squilibri creati dal distacco. Questo è per quanto riguarda la legge nazionale, però c'è anche un problema che in Piemonte abbiamo una legge regionale che dice non si possono fare nuovi impianti autonomi, che quindi va ad aumentare aumenta la confusione ovviamente.
Quindi non è semplice. Non è assolutamente semplice. Quindi direi di, prima di dare la parola ai nostri altri ospiti Capuzza e Cipresso, possiamo andare in pubblicità 2 minuti, torna tra 2 minuti Profondo Rosso. Sono Fiorella Mannoia. In Africa le donne percorrono ogni giorno molti chilometri per procurarsi l'acqua. Portare l'acqua nei villaggi significa restituire alle donne tempo per la comunità, la famiglia e la propria salute. AMREF lo fa. Noi campioni, l'orgoglio di essere juventini, un libro, un'appartenenza, un modo di essere juventini, un po' autobiografico per me che vengo da Roma in un clima da sempre ostile ai colori bianconeri. Racconteremo la storia della Juventus dagli inizi, quando la grande squadra torinese, la vecchia signora, è nata, con testimonianze da parte di grosse firme. Ecco, questa è la storia di un excursus, di una vita passata nella Juventus. Lì dove, da grande tifoso quale penso di essere, ho fatto di questa passione anche un lavoro, perché faccio un giornalista della Juve e molti di voi mi conoscono. In tutte le maggiori librerie italiane troverete Noi Campioni, l'orgoglio di essere juventini. Meeting Art, casa d'aste dal 1979. Ogni mercoledì, giovedì, sabato e domenica in diretta su People TV. Il mercato dell'arte in Italia e all'estero di dipinti moderni, dell'Ottocento, arredi e dipinti antichi, orologi e gioielli. Prestigio, eleganza, raffinatezza a casa vostra. Per partecipare alle aste in diretta contattateci al numero 0161-2291. Meeting Art, la prima casa d'aste italiana in Italia. Tornati a Profondo Rosso, questa sera parliamo della rivoluzione nel condominio, è entrata in vigore martedì scorso, 18 giugno, la nuova legge sul condominio. Giovanni Cipresso del Luppi, voi vi occupate dei piccoli proprietari immobiliari e quindi sicuramente questi proprietari sono tutti condomini. Come avete vissuto l'entrata in vigore della nuova legge? Abbiamo vissuto in maniera positiva perché finalmente c'è una regolamentazione, quindi questo è sempre positivo. Abbiamo vissuto in maniera negativa l'applicazione della legge perché a un certo punto ci sono ancora tante cose da modificare. Difatti noi stiamo facendo un libretto molto semplice per dare a tutti i nostri condomini, i nostri associati, che presenteremo penso nel giro di 15-20 giorni. Stiamo preparandoci, qua abbiamo già tutte le bozze. Per non leggersi tutto, diciamo, il giuffre, che mi pare sia un mattone di 10 sì. Che va a leggersi questo, in maniera che ogni condomine sappia regolamentarsi. È logico che ci sono delle cose che sono positive e che hanno semplificato e hanno eliminato quello che era la lite condominiale, perché c'erano tante lite condominiali che tra i condomini si bisticciavano per delle stupidate. Oggi vengono regolamentarizzate e quindi c'è più semplice replicare queste regolamentazioni. Però, come dico, questa roba qua, speriamo che dopo averla esaminata, dopo aver fatto questo libretto, in queste cose semplici ci sia un incontro con il Ministero, il Ministro competente e anche con le altre parti che sono in concorrenza con noi, in maniera da regolamentare quelle che sono le parti mancanti, perché c'è ancora molto da fare su questa legge. C'è molto da fare. Sì. E poi devo dire che è stato regolamentato, sì, però leggendola, sì. Quando io, poi questo è un difetto tutto italiano, quando io leggo lavori di lieve in città, sì. No? Poi vorrei trovare uno che mi spiega, no? Perché se prendi 10 condomini e dici secondo te quant'è lieve entità, avrai 10 risposte diverse, voglio dire. No? Quindi è giusto che ci sia stata questa legge, è giusto che sia giusta. Per conto nostro, però bisogna modificare e cercare di correggere. È logico che in questo periodo, siccome ci sono state le elezioni, l'interlocutore che avevamo, che si poteva avere, è andato via,
quindi a un certo punto bisogna trovare degli interlocutori a livello nazionale per poterne discutere. Ecco, ma quindi secondo te c'è possibilità insieme al ministro, magari al CNIA e alle altre organizzazioni di trovare, di dare un po' più di specificazioni? Specificare certe cose. Una sorta di regolamento. Sì, esatto. Bene, questa è una bella notizia perché, ripeto, leggendola ci sono ancora molte parti oscure. Fermiamo un istante, poi so che ci sono altri sms. Parliamo sempre di alloggi in condominio. Parliamo con Fabrizio Capuzzo, che è il nostro commercialista. C'è stata una novità da parte del governo recentemente. Noi parliamo sempre delle agevolazioni fiscali, c'è stata la proroga del 50% e il passaggio al 65% delle agevolazioni sul risparmio energetico. Cosa ci puoi dire? Allora, questa è una novità sicuramente positiva. Le detrazioni per il risparmio energetico sono aumentate passando dal 55 al 65%, pur osservando che il limite della detrazione rimane inalterato, per cui è stata diminuita la spesa massima detraibile affinché l'importo della detrazione massima non cambiasse. Effetto di questa norma. C'è da dire che nella stragrande maggioranza dei casi questi tetti non vengono raggiunti perché sono sufficientemente alti, cioè basti pensare che quello sulla riqualificazione energetica degli edifici è di circa 180.000 euro, che per il 55% portava una detrazione massima di 100.000 euro. Diminuisce a 150.000 circa con una detrazione del 65%, che fanno sempre 100.000 di detrazione. Però, ripeto, è un problema che non riguarda la stragrande maggioranza degli interventi di riqualificazione energetica, che hanno dei costi ben inferiori. Il principio secondo il quale si determina se per gli interventi eseguiti nel corso del 2013 si possa utilizzare il 55-65% è banalmente quello della cassa, per cui se si paga dopo l'entrata in vigore del decreto, per cui dal 6 giugno scorso, si ha diritto alla detrazione del 65%, ancorché i lavori siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore della riforma. Se si paga, cioè l'amministratore che paga la ditta. Sì, la data adesso io pensavo mentre dicevo questo all'intervento sulla singola unità immobiliare. Sì, sulla singola. Ma comunque per il condominio il criterio è lo stesso, per cui rileva la data in cui paga l'amministratore. Dopodiché il condomino a sua volta ha diritto a detrarsi l'intervento fatto nel condominio alla condizione che paghi l'amministratore prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, per cui non necessariamente entro la fine dell'anno. Le detrazioni sul risparmio energetico diventano anche queste strutturali, per cui vanno a regime con il 1 gennaio 2014, ma la percentuale di detrazione scende al 36%, analogo a quella degli normali interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio. Anche su questi c'è stato un intervento, perché anche su questi è stata prorogata la detrazione potenziata dal 36 al 50%, con un limite per unità immobiliare che è stato mantenuto a 96.000 euro come da giugno dell'anno scorso. Anche in questo caso la detrazione per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio sono a regime e dal 1 gennaio del 2014, salvo ulteriori interventi, ritornano al 36% con un limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Bene, perché su questo c'era un po' di confusione, così hai fatto chiarezza. Dato che parliamo di detrazione, è stata introdotta, anzi reintrodotta, perché l'avevamo già visto qualche anno fa, mi pare fosse il 2009, il cosiddetto bonus arredamento, cioè un'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili, ma esclusivamente se fatti nell'ambito di una ristrutturazione edilizia. Per cui se faccio la pratica del 36-50%, tanto per intenderci, acquisisco il diritto ad una detrazione del 50% con un limite di spesa di 10.000 euro per l'acquisto di mobili destinati a questa unità abitativa. Rimangono su questo ancora un paio di dubbi interpretativi che speriamo che vengano presto chiariti, inerenti sia alle modalità di pagamento, per cui non si ha certezza che si debbano utilizzare
le stesse modalità che devono essere utilizzate per le detrazioni, per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione, cioè il famoso bonifico parlante, dove viene dove vengono indicati sia i dati del beneficiario che quelli del percipiente, sia in merito alla retroattività, vale a dire io comincio la ristrutturazione l'ho fatta a marzo del 2013, i mobili li compro a luglio del 2013, posso usufruire del bonus arredamento, sì o no? Anche su questo aspettiamo ancora qualche chiarimento. Bene, l'importante è che abbiamo sempre tutto chiaro. Sì, ci presto, dimmi. Sì. Quello che ti chiedo, la detrazione, in quanti anni viene? Sempre in dieci anni. Sempre in 10 anni. Però secondo l'età del condominio o del proprietario? Secondo me non l'hanno dato questo dettaglio in questo caso, riprendendo quello del 36-50 che adesso e poi è il 50%. Non può superare quanto tasse lui ha pagato, perché noi ci troviamo di fronte a tantissimi pensionati che potrebbero avere la detrazione, però non avendo pagato tasse come fanno a detrarre? E questo non, su questo sicuramente non è possibile intervenire, esatto. Nel senso che una quindi detrazione bisogna che vada oltre le imposte che c'è l'amministratore, calcolate. Perché l'amministratore si fa abbastanza forza nei confronti dicendo io chiedo la detrazione, adesso si sta parlando per ma cercare... Non tutti ma non tutti possono usufruirne. Quindi invece c'è della gente che crede di poterne usufruire, l'amministratore si fa forza perché dice tanto prendete il 55%, risparmiate, poi questo qua non avendo pagato tasse arriva fino a un certo punto, no, oppure magari l'ha già consumato tutto. Questo è un problema però. Porta pazienza che noi che paghiamo le tasse possiamo detrarre qualcosa, ma io volevo solo fare una precisazione. No, ma certo, chi non paga tasse non può detrarre, questo è chiarissimo. Ma diciamo che normalmente gli amministratori professionisti questo in assemblea lo chiariscono. Dicono, sì, no. E io lo capisco perché diversi pensionati mi fanno questo discorso, chiarisco che purtroppo non è possibile, ma non è che l'amministratore, almeno diciamo il professionista, si faccia forza sul 50% per poter fare dei lavori. Posso solo garantire che qualsiasi lavoro fatto straordinario da un amministratore creerà solamente dei problemi all'amministratore, perché uno deve chiedere dei soldi ai condomini, che ci sia poi la detrazione o no, comunque i soldi deve chiederli. I lavori possono essere fatti bene o possono essere fatti male dalla ditta, perché poi le ditte non si sa quante ne arrivano e quante vengono portate, perché c'è sempre massima trasparenza negli appalti per portare preventivi. E però comunque qualsiasi modo che vadano i lavori, se sono mal fatti, normalmente è colpa dell'amministratore, non della ditta, che non ha seguito, che doveva portare. Quindi il fatto che si dica sempre che l'amministratore vuole fare dei lavori, posso garantire che la maggior parte dei condomini hanno delle carenze di manutenzione, perché l'amministratore normalmente quello non coscienzioso non ha voglia di farlo. Non funziona. Non ha voglia di farli. Quindi per evitare beghe non li fa e succede che poi quando è il momento chiamano l'amministratore professionista che riesce a portare avanti un certo discorso e portare avanti una certa ordine di lavori programmandoli nel tempo, non facendoli tutti insieme, però questo è il professionista che poi dopo chiede sempre i soldi e chiede sempre di fare i lavori. È così. Scusatemi, però stanno arrivando tanti sms, vediamone uno, Serena. Dove abito c'è un condominio. Condominio per gli alloggi e uno per i box con lo stesso amministratore. Possono i due condomini avere lo stesso conto corrente intestato solo al condominio più importante? Max. Avvocato Rossetti, cosa dice? Così formulata la domanda non dovrebbe dare ombra di dubbio nella risposta. Due sono i condomini e due sono i conti. Perché la legge mi dice espressamente che ci deve essere il conto condominiale. Può anche essere che ci sia un supercondominio. Sì. E qui le cose si complicano, perché la legge è anche innovativa sul supercondominio, però ha messo qualche dubbio su quello che sarà poi il conto del supercondominio, che a sua volta dovrebbe essere un terzo conto. Anche perché al supercondominio non partecipano più tutti i condomini, ma partecipano i rappresentanti dei condomini. Adesso diventerebbe difficile fare tutte le scadette, ma c'è tutto un meccanismo che l'articolo esplicito prevede e che comporterebbe determinate situazioni. Come tutte le leggi, ha delle zone d'ombra. Allora, dicevano i latini, cum grano salis, cerchiamo di entrare in quel meccanismo di valutazione e di educazione a effettuare le cose, dove
principe attuatore è sicuramente l'amministratore, ma anche i soggetti amministrati devono capire qual è la situazione. Certo, la legge è chiara, condominio, conto. Questo per un fatto puramente matematico e soprattutto per dare la garanzia all'amministrato, che essendo poi il conto unico per quel condominio non ci siano problemi di confusione. Nella mia esperienza grandi situazioni dove ci siano queste suddivisioni non ne ho viste. Normalmente i box fanno sempre parte, seppur nella loro particolarizzazione, quindi nella loro piccolezza, del condominio generale. Il problema sarà sui supercondomini, che purtroppo invece questi sono tanti. Ancora un altro questi conto. Sono ancora tanti, anche perché ci sono state le grosse proprietà non frazionate nella nostra città e nella nostra regione. Bene, abbiamo dato una risposta esauriente al nostro telespettatore. Avvocato Briamonte, dovevi ancora dire qualcosa sull'amministratore? Se vuoi scendere nei dettagli, no, ne abbiamo. No, dettagli qua, se no ci sarebbe da fare 5 trasmissioni. No, infatti, allora, passiamo alla parte del cosa cambia nell'assemblea, che è il momento clou che tutti i condomini aspettano per poter, come dire, in maniera concorde e tranquilla affrontare il tema condominiale. L'assemblea resta comunque la sede principale per prendere qualsiasi decisione, per dare istruzioni all'amministratore, per fare le scelte fondamentali per la vita condominiale, perché molto spesso, mi ricollego a quello che si diceva prima, si dà la colpa all'amministratore di tutto quello che succede nel condominio. In realtà l'amministratore dovrebbe principalmente attuare quello che viene deciso dall'assemblea, per cui è l'assemblea che decide innanzitutto la nomina dell'amministratore, cosa fondamentale, e l'assemblea che decide, che approva il rendiconto dell'amministratore, quindi può verificare in qualsiasi momento l'operato dell'amministratore andando a verificare i conteggi, la contabilità. Tra l'altro c'è una nuova norma, un'innovazione è prevista proprio nella tenuta, diciamo, della contabilità, per cui dovrà esserci una sorta di rendiconto un po' più dettagliato di quello che era in vigore precedentemente, per cui dovranno essere indicate entrate, uscite, patrimoni, riserve del condominio, laddove prima molto spesso magari non si capiva bene quali fossero cosa ci fosse nei fondi e come fossero stati destinati. L'assemblea quindi decide poi tutti i lavori straordinari, ad esempio, quindi tutte quelle attività che comportano delle voci di spesa più cospicue, che in genere comportano la presenza più corposa alle assemblee, laddove molto spesso invece ci si disinteressa di quello che è la gestione ordinaria, per poi magari preoccuparsene quando c'è qualche problema con l'amministratore. Sono cambiate alcune maggioranze. Ecco, magari se la regia ci fa vedere anche la nostra slide sull'assemblea, così mentre tu dici le cose la gente può leggere. Sì, ad esempio per un verso si è cercato di rendere più snelle le assemblee, quindi la possibilità di deliberare in alcune materie abbassando le maggioranze che prima magari erano invece particolarmente elevate. Molto probabilmente c'è stato qualche problema di coordinamento tra le varie norme o tra i vari disegni, per cui si arriva al paradosso che magari per alcune delibere, quali potevano essere ad esempio quelle degli ascensori, dove prima era intervenuta una normativa speciale che prevedeva la possibilità di deliberare l'installazione di un ascensore con praticamente un terzo dei partecipanti al condominio, adesso invece è stata innalzata questa maggioranza, per cui si è tornati anche qui alla maggioranza dei partecipanti che rappresentano almeno 500 millesimi del condominio. Ad esempio sulle innovazioni, su alcuni tipi di innovazioni, il legislatore ha previsto una maggioranza dei 4/5, quindi è tutt'altro che bassa questa maggioranza. Per cui anche qui adesso non sto a tediarvi su tutte le maggioranze per ogni singoli casi, però tendenzialmente sono cambiate e quindi bisognerà fare un po' più di attenzione ogni volta che si dovrà deliberare su una determinata materia, quindi andare a vedere esattamente quali sono le maggioranze previste oggi. Grazie, avvocato. Claudio Castellino, all'interno di questa assemblea che bisognerà educare ovviamente il condomino alle nuove maggioranze, eccetera, se poi vuoi dirci qualcosa, però ti chiedo una cosa che secondo me per gli amministratori, venendo dietro quello che stavi dicendo, che quando ci sono i lavori straordinari bisogna chiedere i soldi, bisogna essere antipatici, diciamo. C'è però questa novità del fondo obbligatorio dei lavori di manutenzione. Come funziona questa cosa? Questo fondo praticamente, quanto è la norma, nella
articolo dice che per fare dei lavori straordinari bisogna creare il fondo di riserva. Però non è chiarito come deve essere il fondo. Diciamo che gli amministratori professionisti di solito prima hanno i soldi in cassa e poi iniziano i lavori. Di solito funziona così. Sì. Quindi adesso dovranno sicuramente creare questo fondo, ma capire come deve essere creato, perché comunque nell'assemblea dovrà essere deliberato questi lavori straordinari e nello stesso tempo si dovrà fare questo fondo. In più bisognerà poi fare la modifica dell'assicurazione professionale dell'amministratore o collegata all'assicurazione dell'amministratore per coprire eventuali questi lavori straordinari con una polizza che sia coperta. E chi la paga? Ecco, questo è ben chiarito che la paga il condomino. Allora dovremmo poi spiegarglielo che dobbiamo poi spendere degli altri soldi. Allora adesso avevamo il direttore dei lavori, il professionista che faceva la pratica, il coordinatore della sicurezza, poi c'era per quanto riguarda 55 c'era ancora il termotecnico, adesso ci sarà poi ancora l'assicuratore che dovrà alzare. E in più dovremmo avere i soldi tutti prima, a questo punto, penso, ma questo lo capiremo perché penso, purtroppo non è specificato. Poi facciamo un giro anche con gli avvocati e perché, poi dopo per capire. Quello che può sorridere è proprio questo, cioè si mette una nuova norma che è giusta, non sì. Si mette in dubbio che sia giusta, ma non è regolamentata. Cioè abbiamo di nuovo un modo per poter di nuovo creare della giurisprudenza e adesso voglio fare una battuta, non è perché tutti quelli che sono a Roma deputati e senatori sono la maggior parte avvocati. Ah, ecco, quello sì, va bene, però questo... Ultimamente la percentuale è molto bassa. Ecco, però il problema... Scherzavo, naturalmente. Il problema ovviamente però sussiste, cioè ci saranno dei grossi, sì, grossi punto... risguidi. Pensavo a quello che diceva il dottor però Capuzzo poi... prima, che è stato rinnovato il 50%, però poi potrebbe non essere più rinnovato. Allora mi domandavo se uno... un condominio vuol fare un lavoro in un tetto, per dire, però deve farlo entro la scadenza del 50%, ma deve raccogliere prima i soldi, e sappiamo che per fare un tetto non è che puoi metterci una rata, no? Voglio dire, quindi ci possono essere anche questo tipo di incomprensioni. Sì, questo sicuramente è quello che bisognerà chiarire, se fare un fondo per opere straordinarie a parte, cioè che ci sia, non per una spesa precisa. Per farlo a prescindere, o se invece bisognerà poi attuarlo in questa maniera. È chiaro. Volevo solo vedere, visto che abbiamo la postura di avere due avvocati, voi come la pensate? Proviamo a dare una risposta pacata e serena. Non creiamo delle grandi problematiche dove probabilmente non ci sono. Allora, parto da quello che è l'idea che ha avuto il legislatore, l'idea base. Diamo chiarezza, contezza e trasparenza dei conti condominiali. Sì. Questa è l'idea base. Il dire che per lavori straordinari, e si dovrebbero intendere i lavori straordinari di una certa entità, che anche qui la giurisprudenza ci ha aiutato, dice che sono quelli che superano notevolmente il bilancio annuale delle ordinarie, ha precisato che occorre istituire un fondo. Io non credo che giungeremo poi, è possibile, ma non credo che giungeremo alla situazione in cui sia obbligatorio costituire il fondo nel senso di avere i soldi prima di iniziare i lavori. Certo, sicuramente è una situazione in cui l'amministratore, per lui e per i propri amministrati, si sente meglio e si sente più tutelato, ma la norma fino a quel punto non si spinge. Io credo invece che il legislatore volesse dire si costituisce nell'ambito del rendiconto condominiale, che è disciplinato in modo diverso da prima, cioè prima non era proprio disciplinato, ma è disciplinato in modo anche un pochino più partitico, un pochino più dettagliato, si deve istituire un fondo. E questo fondo deve avere una sua natura. Questo collegandolo anche al fatto che, e la giurisprudenza su questo punto aveva fatto diversi passi, e la norma in parte l'ha recepiti, che c'è sempre il problema della persecuzione dei morosi in alternativa a chi ha pagato. È vero che il condominio è una situazione di solidarietà, ma è anche vero che è brutto per chi ha pagato dover sostenere le spese per chi non ha pagato. Grazie, c'è di nuovo la pubblicità, 2 minuti e torniamo a Profondo Rosso.
lasciaci un po' di cuore. Cerca la felicità stando insieme agli altri. Fare il bullo non serve a nulla. La volontà è la chiave del cuore. Volontari, ale! Bulli, bleh! Viva la solidarietà! E su Facebook e Twitter. Cercaci! La radio l'hai solo immaginata. Ora. 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 Te la facciamo vedere. Radio Veronica One. La musica. La musica. Lo sport. Lo sport. L'informazione. L'informazione. Con Radio Veronica One sei protagonista. Vivi da numero uno. Sintonizzati sul divertimento. Radio Veronica One. Veronica One. La differenza. L'ascolti. Nordovest.tv. Ogni giorno su Rete 7 dalle 13.30. Gli esperti in studio risponderanno alle vostre domande. Bentornati a Profondo Rosso, stiamo parlando della rivoluzione nel condominio, legge entrata in vigore martedì 18 giugno, quindi è l'argomento di questo periodo. Allora Giovanni Cipresso, abbiamo già visto qual è il giudizio del Luppi sulla legge, ti auguro di avere successo nel rapporto con il Ministero per avere il regolamento. Speriamo. Però l'ultima volta che sei venuto c'era un focus sulla questione non si pagherà l'IMU sulla prima casa, ma adesso come siamo messi? Tu che hai i contatti romani. Attualmente praticamente l'IMU è sospesa sulla prima casa. Siamo tutti sospesi. Quindi praticamente non l'hanno pagata, non si è pagata e tutti hanno visto quelle 500-400 euro in meno da dover pagare, secondo la grossezza dell'alloggio. Poi si vedrà, però si vedrà a settembre quali saranno le decisioni del governo. Perché a un certo punto io personalmente penso che sia giusto non pagarla, però ho dei miei dubbi che il governo abbia la possibilità di rinunciare a questi soldi. Ecco sì, cioè, al di là del fatto che ho un amico che mi dice che se un paese non riesce a trovare 8 miliardi per non alzare l'IVA di un punto e per non far pagare l'IMU della prima casa, siamo messi male. Sì, effettivamente siamo messi abbastanza male. Però non c'è il rischio che rinviamo, però poi a settembre ci dicono la paghiamo e quindi poi i nostri proprietari hanno poi l'acqua alla gola, invece non hanno neanche penso che per conto mio non dovremo pagarla a settembre, dal mio punto di vista non dovremo pagarla a settembre. Per male che vada, ci sarà una dilazione nel pagamento di questa rata qua. Ecco, sempre sull'IMU, anche con Fabrizio Capuzzo abbiamo approfondito in passato le differenze tra ICI e IMU, abbiamo visto che in generale si pagava molto di più con dei casi eccezionali, con aumenti folli. Ma dalla tua esperienza, anche del rapporto con i clienti, c'è stata la ricaduta sui proprietari immobiliari? Sì, c'è stata a tutti i livelli, c'è stata sia tra le fasce della popolazione più economicamente più in difficoltà, ma c'è stata anche tra i grandi proprietari immobiliari, che non, per carità non fa certo pena il grande proprietario immobiliare, però dobbiamo considerare che un periodo in cui magari le presenze, l'occupazione degli alloggi affittati è diminuita perché comunque... In generale gli alloggi usciti sono molti di più, perché comunque quelli che magari qualche giovane che torna a vivere con la famiglia perché non si può permettere una casa, c'è, per cui alloggi usciti ne rimangono. La morosità in quest'ultimo periodo è ovviamente aumentata, ma è normale che sia così in un periodo di crisi. Per cui anche i grandi proprietari immobiliari si trovano, pur avendo a disposizione un patrimonio importante, in assenza della liquidità necessaria per pagare l'IMU. Per cui
situazioni in cui, ma questo già per la rata di dicembre, in realtà nelle ultime settimane precedenti la scadenza ci fosse la ricerca frenetica da parte di qualcuno di riuscire ad alienare un paio di unità immobiliari per evitare di dover fare l'ennesimo mutuo per pagare le imposte, come in questi ultimi anni è capitato, l'ho visto, per cui è stato abbastanza trasversale in generale. Ha colpito tutti e ritengo che in parte abbia colpito, colpirà anche gli inquilini, perché poi alla fine i maggiori costi che il proprietario sostiene in qualche modo cercherà di ribaltarli sull'inquilino. Situazioni favorevoli poche, pochissime, diciamo che forse gli unici che più o meno hanno ammortizzato l'effetto dell'IMU sono i redditi medio-alti che hanno degli immobili tenuti a disposizione, perché l'IMU riassorbe anche la quota di IRPEF sul reddito fondiario degli immobili, la tassazione sul reddito evidentemente è proporzionale al reddito, per cui gli unici che hanno ammortizzato più o meno sono le seconde case dei ceti sociali più elevati. Poi oltre a quello ci sarà da vedere se oltre all'IMU ci sarà anche la TARSU. La TARSU, certo. Perché a un certo ci punto fichiamo dentro l'IMU quando era nata, perché danno sempre la colpa al governo che ha fatto restituito l'IMU. L'IMU aveva il compito di sostituire tutte le tasse comunali relative alla casa. Sì. Invece poi dopo è solo sostituito l'ICI, certo, la vecchia ICI, e poi dopo il resto è rimasto. Rimasto, aumentato. Se mi permettete, certo. Sì. Visto che a questo punto mi avete tirato in ballo. Certo, infatti volevo giusto chiederti, ma ci sono delle ricadute sugli inquilini? Certo che ci sono delle ricadute. Il problema però è serio e in modo serio deve essere affrontato, sia sotto il profilo tassazione, ed è più ampio di quello che è l'IMU, la TARSU, tanto la TARSU la paga l'inquilino, non la paga il proprietario, tanto per citare uno dei problemi che ha se c'è l'inquilino, beh, ovvio, ma se non c'è l'inquilino ci può anche essere una riduzione, in certi comuni è prevista anche la riduzione. Problema serio perché noi dobbiamo affrontare questa tematica sapendo quali sono i nostri limiti di Stato, di povero Stato, perché questo dobbiamo dircelo, sapendo che dove tassiamo di più, in modo diffuso, creiamo dei problemi, che sono per il proprietario ma anche per l'inquilino, sapendo che ci vuole l'applicazione di quello che è il nostro principio cardine della Costituzione, della progressività delle tasse. Allora, lanciare il messaggio di dire no l'IMU per la prima casa, di per sé è un messaggio che può anche trovare audience, può anche trovare, ma che non risolve il problema. Bisogna modularlo, questa tassazione. Bisogna modularlo nel senso che non c'è solo il problema del proprietario, c'è il problema del proprietario che, per esempio, affitta in modo agevolato. Prima discutevo con l'amico, perché ci conosciamo da 40 anni, che dell'accordo che dovremmo siglare, speriamo a giorni, per i contratti convenzionati. Per esempio, una possibilità su questa fascia, che sono canoni un pochino contenuti, di modulare l'IMU potrebbe essere un risultato. Sì, allora bisogna creare un sistema che si tenga, per quello che riguarda i numeri, perché sennò veramente sforiamo, ma che si tenga in un concetto da una parte della progressività delle tasse in base al proprio reddito, in base alle proprie capacità economiche, dall'altra di favorire un meccanismo perché il favorire un meccanismo viene a vantaggio sia del proprietario che mette il bene sul mercato, sia nei confronti dell'inquilino che ovviamente ne può avere un vantaggio, ma che è anche in grado di pagare. Torino passa, ed è vero, per la città con il livello di canoni più basso, semplicemente perché è una delle città più povere d'Italia, è una città post-industriale, quindi purtroppo siamo in questa situazione. Ma nonostante ciò noi produciamo circa 3.000-4.000 sfratti per morosità all'anno, che non sono pochi, non sono pochi. Questo perché? Perché anche a un livello basso oggi non è più sostenibile il canone. Se a questo ci aggiungiamo una tassazione che giustamente poi potrà riverbarsi su questa situazione qua, il sistema va in tilt. Bisogna seriamente prendere tutto l'insieme. Bisogna seriamente prendere l'insieme anche del problema dell'edilizia sociale, dell'edilizia residenziale pubblica, perché non possiamo continuare a essere il paese d'Europa
e in Europa ci vogliamo stare, con il tasso di incidenza più basso, 4% a fronte del 20-25%. Certo. Abbiamo tolto la GESCAL, che era una fonte per costruire le case. Non c'è più nessun finanziamento. Noi qui in Regione non siamo nemmeno riusciti a finanziare la vecchia legge per i famosi 20.000 alloggi. Sì. Non la nuova. Il terzo biennio non c'è, non c'è più neanche i soldi. No, manca un pezzo del secondo. Manca un pezzo del secondo. Totalmente il terzo. Regione, e non ci sono più la soldi. Il Piemonte ha bisogno di 40.000 dati ufficiali, 40.000 alloggi popolari, che servirebbero a calmierare il mercato. Calmierare. Questo poi ti invito... a una trasmissione apposta, così parliamo anche di questa parte qui. Avvocato Briamonte, vediamo brevemente le ultime novità. Bisognerebbe fare, ripeto, 5 trasmissioni per capire. Però vediamo anche cosa cambia rispetto al condominio in generale. Ecco, abbiamo visto l'assemblea. Abbiamo due slide, condominio 1 e condominio 2, con tantissime novità. Ci sono alcune novità che magari sono considerate curiose e che molto spesso sono oggetto di notizie eclatante, o particolare quella ad esempio della possibilità di tenere degli animali o meno. Sì. Però scusami, questo aspetto, allora, ci sono state... Adesso mi attiro l'antipatia di tutti. Sentiamo. La legge dice che non si può più in un condominio, anche se c'era nel regolamento il divieto degli animali, non si può più vietarlo. Cioè praticamente tutti. Però chi ha comprato perché magari, non dico che non gli piacciono gli animali, che non è una buona giustificazione, ma ha dei problemi ed è andato lì, quindi questi non verranno tutelati in buona sostanza, perché c'è chi... Perché ha detto il condominio. Allora, anche in questo caso la legge nulla dice del fatto della previgenza di un regolamento che vietasse. Dice il regolamento non può vietare. Okay? Non quindi dice tu dici se c'era già da prima adesso in avanti? Anche qui un'interpretazione più estensiva potrebbe essere quella. C'era prima... tutto ciò che nasce poi dopo non può essere contrario, oppure quella più, l'interpretazione più letterale dovrebbe invece essere quella che nessun regolamento, quindi neanche quelli previgenti, possono vietare la possibilità di tenere degli animali. Anche qui poi sarà divertente scoprire quali animali si possono tenere o meno, perché l'intenzione, la razza del legislatore era quello di favorire la possibilità di tenere gli animali domestici, magari di piccola taglia, mentre invece poi chissà cosa salta fuori quando c'è qualcuno che tiene gli animali esotici. Una tigre del Bengala, certo. È divertente per gli avvocati, per l'amministratore non tanto. No, decisamente. Immagino. Adesso ci arriviamo sull'amministratore, su queste regole qua. Perché... Però sempre legato a destinazione d'uso ci sono delle novità dove praticamente in casa tua puoi fare qualsiasi cosa da in avanti. Insomma. In realtà il paradosso è il contrario, perché... In teoria adesso per qualsiasi opera da realizzare all'interno della casa bisognerebbe dare comunicazione all'amministratore. E anche qui si sfiorerà il ridicolo magari in alcune situazioni, perché un cliente si è chiesto: ma se io do il bianco in casa mia devo comunicarlo all'amministratore? Perché comunque è un'opera di manutenzione e chissà cosa succede. Anche qui, però c'è una parte in cui dice che la destinazione d'uso dell'appartamento non è più soggetta al regolamento. Quindi uno che abita al nono piano, per dire, no? Dove chiaramente nel regolamento c'è scritto che gli uffici sono solo al primo piano, potrà aprirsi l'ufficio all'ultimo piano. È possibile. Torniamo al discorso di prima, regolamento previgente o nuovo regolamento. E anche qui bisognerà vedere quale applicazione faranno i giudici. Dici altre chicche che hai trovato nella legge. Ma c'è ad esempio per la prima volta si disciplina espressamente il discorso dell'antenna televisiva centralizzata, per cui la possibilità di installarla o meno. C'è la possibilità di aprire un sito internet o comunque di avere quindi la possibilità per ogni condominio di poter accedere a tutta la documentazione del condominio. E questo potrebbe essere interessante perché consentirebbe da un lato all'amministratore corretto e che agisce professionalmente di risparmiare parecchio tempo, perché una volta che ha inserito i dati nel sito, a quel punto i condomini non stanno più a tempestarlo magari di richieste, ma possono accedere direttamente. Ovviamente anche qui bisognerà usare il buon senso, la ragionevolezza, non sarà semplice anche questa fase transitoria, perché comunque anche bisognerà
esaminare i costi per l'apertura del sito, bisogna vedere come verrà gestito questo sito, quindi comunque ci vorrà un attimo di transizione anche qui per riuscire a capire dove andremo a dovremmo andare a parare. Sì. Avvocato, vorrei non creare senti, solo sì, un sì, attimo non perché poi creare grazie. Dei grandi allarmi, sì. Lo dico no, perché ci sono anche soggetti come i rappresentanti degli amministratori che su questo poi avranno modo di confrontarsi. In realtà, se noi leggiamo bene la norma del 1117, scopriamo che il legislatore, in questo senso qua, ha fatto uno sforzo per evitare addirittura le cause, perché obbliga una delibera assembleare, quindi una discussione assembleare, prima di andare in causa. È vero che potremmo arrivare all'assurdo, come dicevi tu, del bianco, però è altresì vero che da una parte si dà una certa autonomia ai privati di poter vivere in modo decoroso e secondo le proprie esigenze la casa, ma dall'altra si dà la possibilità di discutere prima in assemblea e probabilmente verrà interpretato come un'obbligatorietà prima di andare in giudizio, forse eliminando una serie di processi che oggi ci sono, di quella che è la situazione, anche perché sotto questo profilo ci sarà un confronto diretto tra le parti. Se noi riusciamo a legare questo fenomeno con la mediazione prevista nel testo della riforma e quella che dovrebbe venire, forse un passo avanti l'abbiamo fatto. Sta sempre però nell'ambito di gestione questo. Castellino, allora, se vuoi commentare un po' quello che hai sentito, poi dopo ti faccio una domanda specifica. Sostanzialmente i punti sono questi. Ce n'è un altro anche non molto divertente, però che comunque adesso non è stato ancora messo in risalto. Il fatto che l'amministratore 6 mesi dall'approvazione del rendiconto deve per forza procedere per via giudiziaria, a meno che naturalmente non porti in assemblea un'apposita delibera che giustifichi determinati questo chiariamolo bene, perché secondo me tutte le cose che abbiamo detto, vista la situazione economica pesante, quindi i problemi proprio di crisi di tante persone in cassa integrazione o che hanno perso il lavoro, questo è molto importante, cioè decorsi 6 mesi dall'approvazione del consuntivo, l'amministratore è obbligato. Deve agire giudizialmente, però gli amministratori, i professionisti sono già tutti portati avanti su questo discorso, tutti hanno già messo all'ordine del giorno nelle assemblee che vengono portate avanti questo discorso, perché la norma dà la possibilità di dare una delibera di assemblea che modifichi effettivamente questo discorso. Sostanzialmente, almeno di solito si propone un discorso di dare un tetto alla cifra su cui si deve per forza poi operare, e quindi questo dipende poi un attimino dal condominio, se ha riscaldamento, se non ha riscaldamento, eccetera. Quindi questo deve essere un po' a buon padre di famiglia dell'amministratore, che deve dare all'assemblea un input dicendo diamo un tetto, dico una stupidaggine, 2.000, 3.000 euro, sotto quello non si procede giudizialmente, si aspetta e si vede. Questa penso che la cosa, perché a partire per 100 euro, 200 euro, fare un'azione giudiziaria mi sembra abbastanza discutibile. E questo, anche questo, è un'altra cosa che comunque il legislatore ha tenuto conto, per fortuna, e ha dato la possibilità di poter normare legislativamente. Anche perché se uno deve anche tanti soldi, immagino che faccia magari delle proposte di rientro, quindi bisognerà portare in assemblea, anche se supera quella quota di cui dicevi, portare in assemblea le proposte di rientro, perché se no partirebbe in automatico. Sì, tu passeresti la pratica all'avvocato... Anzi, sono obbligato e poi sono passibile di revoca come amministratore se non compio questo atto. Quello che effettivamente, diciamo che questa norma ha dato la possibilità all'amministratore di fare una cosa che era sempre spiacevole. E purtroppo adesso dobbiamo farla ed è normata. Prima l'amministratore non aveva un crisma su cui basarsi per poter partire. Di solito si portava in assemblea e si dava una delibera per poter partire, diciamo, per il recupero del credito. In questo caso qui è normato, è una cosa giusta. Però leggo nei vari articoli della legge, non c'è solo questo, ma leggo la sospensione dopo un semestre di morosità dei servizi comuni suscettibili di fruizione separata. E qui diventa di nuovo il solito discorso. E cosa gli fai a sto condominio? Quello sarà una cosa divertente, perché comunque c'era già possibilità all'epoca di poter
togliere dei servizi, che comunque naturalmente gli servizi essenziali erano sempre garantiti, quindi eventualmente l'amministratore staccava il riscaldamento, ma poi doveva essere riattaccato. Quindi anche questa norma qua bisognerà vedere come si potrà interpretare, perché io altrimenti stacco il riscaldamento, tolgo l'acqua, faccio qui, faccio là, quindi cose essenziali non penso che sarà possibile fare una cosa simile. Cosa che invece peraltro in diverse assemblee i condomini sono sempre molto accesi su questo, carichi. Tagliamogli quello così, che non perché purtroppo hanno sempre il dispiacere che poi devono pagare loro, anticipare loro le spese per poter poi recuperare il dovuto. Grazie, grazie Castellino. Cipresso, io ho l'impressione che la vostra associazione, che lavora da tantissimi anni, eccetera, d'ora in avanti farà un balzo di qualità, nel senso che tutti verranno a chiedervi. Ecco. Allora, riassumiamo, magari intanto vedevo che prima facevano vedere il vostro sito internet. Riassumiamo un attimino, Luppi, quali servizi dà agli iscritti, ai vostri iscritti. Noi diamo tutti i servizi completamente gratuiti, di informazione sia legale, commercialista, tecnica degli architetti geometri, e poi dopo abbiamo uno sportello che gli dà l'informazione con una tessera che pagano annuale. Sì. Adesso per circa il condominio abbiamo predisposto un opuscolo che faremo nel giro di 10 giorni, ne pubblichiamo 10.000 copie che verranno consegnate a tutti i condomini che ne fanno la richiesta, tutti i nostri iscritti, non i condomini. Quindi praticamente perché per discutere quello. Però avranno tutte le informazioni completamente gratuite e quindi poi oltre ad avere quella che adesso stiamo dandogli consigli per fare i 3+2, i 6+2, quelli convenzionati, gli diamo tutte le informazioni come faremo l'accordo, però attualmente si può dire che Luppi è stato un promotore assieme al Comune di Torino, assieme al sindacato per risolvere questo problema qua, dove è diminuito leggermente l'affitto a certe condizioni, dove il proprietario ha avuto anche alcuni vantaggi. Perché se affittava delle persone così, passando da locale, devo dire che locale al Comune di Torino ha funzionato al 100%. Difatti anche gli altri comuni della provincia sono associati al locale e ci sono degli altri comuni che non fanno parte della zona, diciamo, ad alta densità abitativa, tipo Carmagnola, tipo Pinerolo, tipo Piossasco, che vogliono associarsi, tipo la Valle di Susa che vuole associarsi al locale per fare qualcosa di simile. Lì bisognerà vedere se hanno i soldi e chi paga, perché a un certo punto per dare dei finanziamenti ci vogliono sempre le compagnie e le banche che diano dei soldi. Io trovo giusto che il proprietario sia disponibile nei confronti delle esigenze che ci sono adesso, però non sia disponibile a fare la solita beneficenza che ha sempre fatto. Fabrizio Capuzzo. Lo continuo a ribadire, lo dirò sempre. Saltiamo un attimino, abbiamo parlato un po' di affitti e vi dicendo, nella tua esperienza cedolare secca, non cedolare secca, ecco, dai magari qualche consiglio ai telespettatori come orientarsi in queste scelte. La cedolare secca è diventata ancora più interessante di quanto non lo fosse per effetto di un aumento indiretto che è stato fatto a carico dei proprietari immobiliari che affittano il loro alloggio in un regime ordinario, perché prima esisteva una percentuale di detrazione forfettaria, diciamo, dei costi, per cui un abbattimento dell'imponibile pari al 15% del canone per i canoni normali, per quelli convenzionali c'era un ulteriore abbattimento del 30%. Questo 15% è sceso al 5%, di conseguenza sono rimaste immutate le condizioni che regolano la cedolare secca, che ricordiamo comporta una tassazione del 21% sul canone intero, cioè sul 100% del canone, e del 19% per quelli a canone convenzionale. Il calcolo di convenienza fatto 2 anni fa potrebbe essere per cui in alcuni casi rivisto e potrebbero esserci nuovi casi cui conviene accedere alla cedolare secca. Bene. Noi tutte queste informazioni le diamo come UPI. Le date come UPI. Le diamo come UPI e consigliamo se praticare il 21 o il 19. Oggi che poi li mandiamo dal commercialista, che il quale deve dire se gli conviene adottare la cedolare secca o no, perché sappiamo che ci sono dei tetti. Attenzione su questo punto, perché per carità, anche noi ovviamente subendolo i conti li abbiamo fatti. Sì. Allora, intanto bisogna dire che chi aderisce alla cedolare secca perde l'Istat.
quindi nell'arco degli 8 anni, che sono il contratto quello 4+4, quello che perde l'Istat. Non solo, ma siccome le tasse in modo progressivo hanno degli scaglioni, ahimè, salta fuori che la cedolare secca, sembra incredibile a dirsi, va più a favore dei ceti più abbienti. Se noi abbiamo l'evasione, speriamo di non doverla considerare. Quindi sotto questo profilo è molto meno interessante. Sicuramente la cedolare secca non dà diritto a riduzione di IMU. Quindi è tutto da... Noi tra l'altro riteniamo che tutta questa materia deve essere completamente rivista. Io non ho la stessa fiducia che ha l'amico Cipresso nel rapporto col governo. Penso che sia difficile il rapporto col governo, non per questo governo, in genere, perché è difficile avere un rapporto col governo. Una delle nostre richieste è quella di affrontare anche questo problema, perché è questo il problema vero. Cioè, come io rendo appetibile sul mercato, anche per l'investitore non italiano, perché abbiamo bisogno di investimenti su questa materia. Non possiamo solo pensare a un intervento che ci deve essere pubblico. Sì. Su questo sono d'accordo con Cipresso, che non è il proprietario che deve fare beneficenza, ma è la collettività che deve caricarsi. Sì. Ma all'interno della collettività chi può deve mettere. E allora, se io modulo queste cose, forse il risultato lo ottengo. Forse il risultato lo otteniamo. Pubblicità, 2 minuti e torniamo per le conclusioni a Profondo Rosso. Ogni anno in Africa 200.000 donne muoiono per la mancanza di assistenza in gravidanza o durante il parto. Aiutaci a formare ostetriche per salvare loro la vita. Stai cercando un programma divertente? Innovativo! Spumeggiante! Originale! In cui il talento puoi essere tu? L'hai trovato! 7 Live, lo show dei talenti! E allora cerca la programmazione su www.7live.biz. Ti aspettiamo qui a 7 Live! Porti, trasporti, logistica, transport. La prima trasmissione nazionale che si occupa dello sviluppo del paese. Benvenuti nel mondo Two-Way, il servizio internet ad alta velocità, in grado di raggiungervi in ogni angolo d'Europa. Non serve la linea telefonica, occorre solo una piccola antenna parabolica. Potete installarla voi stessi, oppure vi invieremo noi un tecnico specializzato. È semplicissimo, connettetevi e avviate il computer. A partire da 1 euro al giorno. Two Way, internet ad alta velocità per tutti, ovunque, subito. Bentornati a Profondo Rosso. Contrariamente a quanto vi ho detto, non sarà l'ultimo modulo, per cui 12 minuti, poi pubblicità, poi torneremo ancora con 12 minuti per le conclusioni. Fortuna, perché avevamo ancora un bel po' di argomenti. Avvocato Briamonte, tra le tante cose che emergono da questa corposa riforma del condominio, una è quella che sono state aggiornate le, chiamiamole multe, le multe in condominio, ecco, come chi le dà queste multe? Cioè, non è che devi chiamare il vigile, no?
abbastanza generica, perché dice che per l'infrazione al regolamento di condominio può essere stabilito a titolo di sanzione il pagamento di una somma fino a euro 200 o in caso di recidiva fino a euro 800. Che, insomma, è già una bella cifra. 800 è già una bella cifra e la norma conclude dicendo che queste somme raccolte saranno utilizzate dall'amministratore per le spese ordinarie. Non è chiarissimo innanzitutto chi debba stabilire, si presume l'assemblea, evidentemente dovrà esserci una decisione assembleare che stabilisce quali multe applicare, quando, qui la norma generica dice infrazione al regolamento di condominio, bisogna vedere se a tutte le infrazioni o quali, non sarà semplice. E soprattutto sarà, torno a dire, divertente per la gioia di dottor Castellino vedere l'amministratore che va ad applicare queste sanzioni, perché non vedo altro soggetto che possa farlo, a meno che ogni volta non si porti in assemblea tutto un elenco di violazioni del regolamento condominiale, per cui una volta all'anno si decide chi punire tutti insieme, chi punire e come punirlo. In teoria dovrebbe essere l'amministratore che ogni volta che viene sollecitato, perché capita sempre così che siano gli altri condomini a chiamare l'amministratore dicendo guarda che quello viola il regolamento condominiale, l'amministratore allora dovrebbe sanzionare con il suo blocchetto di multe, no, adesso scherzo ovviamente, ma scherzi, in teoria bisognerebbe applicare questa sanzione addebitandola ovviamente nei costi personali. E quindi poi qui sarà anche imbarazzante, immagino, per l'amministratore. Cosa fa? Prima fa un richiamo per vedere se si adegua al regolamento il singolo condomino, oppure quanti richiami fa, oppure agisce immediatamente dicendo applico la sanzione e quindi addebito 200 euro, nel rendiconto ci saranno 200 euro in più, o 300, 400, 800, il limite massimo in caso di recidiva. Insomma, anche qui la preoccupazione, insomma. Penso che anche questa norma rischi di restare poi una regola morta, nel senso che non so come e quando possa essere applicata. Ecco, però, visto che abbiamo la fortuna di avere qui Claudio Castellino, no? Però voglio dire, cioè, l'hai già comprato il blocchetto? Sì, io ci ho preso anche il telelaser per caso andassero troppo forti nel cortile condominiale, così almeno gli faccio la multa. Cioè, questo forse è un adeguamento a quello che c'era già prima. Sì, cioè, però nel codice, vecchio codice, guarda due, era ancora in lire ed era pochissimo. Quindi 100 lire. Sì, questo è poco divertente, perché poi a questo punto, siccome ci sono sempre delle problematiche, gente che non rispetta, questo è sicuro, non è questione dei soldi o di cosa, è una cosa antipatica. Innanzitutto l'amministratore decidere qual è la cifra, eccetera. Questa è la prima cosa. Poi ritenere se... vedere un attimino sul regolamento se ci sono delle infrazioni, eccetera. Però il problema è quello che nascerà sicuramente ulteriori problematiche di convivenza con i condomini. Perché mentre fino adesso il buon padre di famiglia cercava di smorzare nel passaggio da una richiesta a chi invece effettivamente crea queste problematiche, in modo da farlo capire e non andare nel punto senza andare a indicare naturalmente chi è che gliel'aveva sollecitato, adesso diventerà un problema, perché se dobbiamo fare la multa dobbiamo dire chi ha chiamato, per cosa, e dovranno essere pagate, diciamo, vedendo così la norma. E quindi sicuramente due persone saranno arrabbiate e ce l'avranno sicuramente tutte e due con l'amministratore. Oltre che tra di loro. E certamente, perché in caso, sicuramente perché una, perché l'amministratore non ha dato la cifra esatta, doveva dare il massimo, e l'altra perché l'ha fatto pagare. Quindi... è divertente, cioè, divertente si va per dire, però mi chiedevo tutto questo ed è una domanda che sta serpeggiando, no? Nei bar fai colazione, senti, oggi questa settimana si parla di questo, ma alla fine tutti questi nuovi adempimenti che deve fare l'amministratore, perché va bene diventare più professionale, ma deve tenere dei nuovi registri, deve essere molto più responsabile e addirittura fare un po' il vigile in condominio, ma ci sarà un aumento dei costi, cioè vi farete pagare di più. Questo è sempre molto... E qui un'altra cosa, come diceva l'avvocato, è l'educazione a stare in condominio. Come tutte le cose, il professionista deve essere pagato il giusto, né troppo né poco. Il problema del condominio è che fino adesso non è mai stata una cifra così elevata, ma quindi se uno va a contare, se vuole fare effettivamente il professionista, avere dei dipendenti, avere l'ufficio sempre aperto tutto l'anno, perché molto anche questo è importante, essere presente per qualsiasi cosa che possa creare, dalla più piccola alla maggiore, ha uno sforzo di persone e di tempo.
E quindi cosa succede? Che è cosa che è chiara da tutti, è quello che non è stata preso in considerazione della riforma, e l'amministratore non prende esageratamente tanto, ne ha un'infinità di condomini e alla fine naturalmente non può seguire tutto. Quindi non si può avere l'amministratore che è presente in qualsiasi momento per qualsiasi cosa, perché comunque la mole di lavoro deve essere naturalmente retribuita, quindi si deve cercare di massimizzare gli introiti con molti condomini. Però voi in ANACI ne avete già parlato, se ci saranno dei tariffari diversi? No, i tariffari per la tenuta non esistono, questi... perché l'antitrust li ha bocciati diversi anni quindi, fa. Ognuno fa per sé. Ognuno fa per sé, giustamente è il mercato che lo regola, non è quello il problema è che soprattutto è poi il servizio che viene dato, quindi dipenderà poi naturalmente giustamente dai condomini valutare. Cosa importante che purtroppo vedo che non è stata data solamente come possibilità è la polizza professionale dell'amministratore. Qui c'è solamente una possibilità che l'assemblea richieda, invece questo deve essere una cosa importante, perché l'amministratore che viene deve avere una copertura assicurativa, sì, per eventuali sbagli che può fare. Noi come associazione, noi tutti i nostri iscritti ce l'hanno. Però questo non viene mai tenuto conto, poi succedono i cataclismi e la gente dice disgraziati, però noi come associazione monitoriamo i nostri associati, abbiamo contatti diretti sempre con i condomini che ci segnalano eventuali modi non garbati, non precisi nell'esecuzione dei lavori, del loro compito, e quindi li stiamo sempre abbastanza presenti e concisi. Invece gli altri? Gli altri? Non si sa. E quindi, io per fortuna devo dire sinceramente in percentuale c'è l'80% che chiamano per amministratori non i nostri iscritti, il 20% i nostri iscritti, quindi quegli altri 80 noi non possiamo far nulla, chi fa qualcosa? La magistratura, quindi diventa di nuovo un problema. Quindi il famoso elenco, non dico, ma il famoso elenco che dovrebbe esserci, in cui vengono segnati tutti gli amministratori di condomini ed eventualmente, che può essere regionale naturalmente, ma nel momento in cui si comportano male vengono segnalati. Chiunque amministratore, chiunque condomino può andare a vedere per esempio sul sito della regione un elenco di quelli che effettivamente si sono comportati male. Quindi questo sarebbe una cosa molto semplice adesso, ormai telematicamente, però non è stata tenuta così per sé. Perché? Fabrizio Capuzzo, allora torniamo un attimino all'agevolazione 50-65. Ricapitoliamo per chi si è collegato solo adesso, quando sono le scadenze, quindi la proroga 50-65%, se è cambiato qualcosa sulla presentazione di queste pratiche, e poi ripeti bene che cosa succede per entro quando bisogna pagare, perché molti iniziano i lavori magari a cavallo anche della scadenza, condomini pagano dopo, poi vogliono lo stesso l'agevolazione. Ecco, verrà salvata questa cosa oppure no? Allora, 36-50%, vabbè, innanzitutto per inquadrarlo brevemente, chiamiamole ristrutturazioni edilizie, anche se tecnicamente non è il termine corretto, sì. Si intende anche la manutenzione ordinaria per il condominio, certo, e straordinaria per le singole unità abitative, esclusivamente sulle appunto unità a destinazione abitativa. Sì. Pagamento, cioè il criterio di deducibilità è per cassa, la data che rileva è il pagamento della ditta che ha eseguito i lavori. Per quel che riguarda il condomino rispetto al condominio, condizione che il condominio abbia pagato entro la fine dell'anno, è quella di pagare anche successivamente, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dei redditi. Questa. Però questo, scusa, sì, no, sì. No, è giusto praticamente, ma se il condomino non ha pagato, non ci sono come soldi. Abbiamo fatto pagare noi prima? Bella domanda. Allora, da un punto di vista fiscale, ad esempio, è riconosciuta anche la detrazione dell'intervento di riqualificazione energetico anche in assenza di una delibera assembleare, sì, sì, che può essere una cosa strana. Da un punto di vista fiscale io non perdo il diritto alla detrazione. Poi le altre implicazioni, quelle di cui si parlava prima del fondo, queste sono è un piano di analisi diverso. Certo. Le scadenze, diciamo, sostanzialmente alla fine di quest'anno si esauriscono le detrazioni potenziate, che sono il 65% per la riqualificazione energetica e il 50% per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
arrivano, tornano tutte al 36% dal 1 gennaio 2014. Quindi, per capirci, l'unica cosa positiva è che non aspettiamo più proroghe, nel senso che sia il 36% che la riqualificazione energetica sono andate a regime, per cui d'ora in poi non bisogna più aspettare come tutti gli anni a dicembre il provvedimento che ci garantisca la proroga l'anno successivo. Poi se ci saranno ulteriori potenziamenti o meno, questo lo vedremo entro la fine di quest'anno. Quindi per ricapitolare, se si vuole utilizzare il 50% bisogna fare il lavoro, i condomini devono pagare l'amministratore deve fare il bonifico alla ditta entro fine anno, se no per la parte eccedente torna a essere 36. Questo è il riassunto direi importante, perché tutti ci chiedono, ci arrivano anche delle mail su questa cosa qua. Allora facciamo l'ultimo stacco pubblicitario e poi torniamo 12 minuti le conclusioni finali di questa bellissima trasmissione sulla nuova legge del condominio, che ricordo è stata approvata, entrata in vigore il 18 di giugno. Bentornati a Profondo Rosso, ultimi 12 minuti per le conclusioni di questa trasmissione dedicata al condominio, in particolare alla nuova legge che è entrata da poco in vigore, ma abbiamo parlato anche di agevolazioni fiscali, di UPI, di SUNIA, quindi di inquilini e di proprietari. A proposito di SUNIA, Avvocato Rossetti, tante volte vedendo come si svolgono le assemblee di condominio e i rendiconti di condominio, ci si chiede se gli inquilini contano nel condominio o subiscono solamente. Allora, la legge attuale è estremamente penalizzante per gli inquilini privati, perché poi dovremmo fare una distinzione. Infatti l'unica materia su cui potrebbero, e tra l'altro capita molto poco, essere chiamati a deliberare la materia del riscaldamento, del condizionamento. Diciamo che il condizionamento, cioè l'aria fresca, non è molto, soprattutto nella nostra regione, attuata. Questa è una delle ritrosie di questa riforma. Ci voleva un po' più di coraggio. Un po' di coraggio. Anche perché ci sono dei precedenti e ci sono delle norme che questo coraggio l'hanno avuto. Per esempio, la nostra legge regionale in materia di edilizia sociale, la legge 3 del 2010, prevede l'articolo 24 che gli assegnatari delle case pubbliche, per i servizi per cui pagano, cioè per i servizi diciamo a contributo, stanno in luogo del proprietario nell'assemblea condominiale. E questo è stato anche normato nell'articolo 1118 della nuova riforma, dicendo che tutte le norme sul condominio si applicano anche agli edifici di edilizia sociale. Allora, io mi chiedo perché non è stato fatto questo sforzo. Forse, come diceva qualcuno prima di me, le leggi sono sempre frutto di un po' di compromessi, anche se non riesco a capire bene chi abbia interesse a questo compromesso. Io non vedo in netta contraddizione la posizione del proprietario con quella dell'inquilino, se l'inquilino è portato a discutere assieme a lui delle spese, visto che li pagherà, e che se poi l'inquilino non li paga, il responsabile, secondo la legge, per l'amministratore è direttamente il proprietario. Mi auguro, ci presto, che nei tuoi incontri molto stretti con il Ministro questa cosa tu possa in qualche modo farla valere, perché effettivamente diventa un pochino... Posso condividere le sue idee, però a un certo punto... Puoi, per modo di dire. Per modo di dire, immaginavo. Perché a un certo punto il proprietario non ha niente in contrario di invitare anche l'inquilino, solo che in questo periodo non ti paga neanche l'affitto. E che non ti paga l'affitto. Non ti paga l'affitto, come dice. La disperazione non c'è limite. Quindi a un certo punto. Poi, seconda cosa, io ho notato, almeno specialmente nei condomini personalmente, ho visto che a volte l'inquilino è invitato, però non partecipa. Sì. Poi dopo si lamenta. Quante volte l'inquilino partecipa? Sono rare le volte in cui l'inquilino partecipa, anche se è invitato. Sì, però io penso, così facciamo tutta l'occhiamo un po', penso che poi però creca dall'amministratore dicendo come mai c'è tutta quest'acqua. Adesso, continuando il discorso dell'inquilino proprietario, si può collegare con la delega. Cioè, in questi casi qua, se il proprietario, che molte volte non partecipa, può anche dare la delega all'inquilino per parlare anche di tanti questi. Quindi in molti casi succede anche questo, quindi c'è libertà su questo caso.
Il fatto invece delle deleghe è una cosa importante. Cosa è cambiato? Che l'amministratore non può più ricevere deleghe, finalmente. Sei contento? Sono contento perché di solito ti manda la delega e dicono vorrei fare questo, 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 e allora uno deve portare l'amministratore che vuole fare i lavori e quindi siamo di nuovo da capo. Invece in questo caso qui l'amministratore non può più accettare deleghe. In più c'è un vincolo anche per il numero delle deleghe che i condomini possono fare, perché c'era sempre il solito discorso che uno ne portava 30-40 deleghe, faceva, gestiva lui, passava per i condomini dicendo se non vieni, lasciano a me. Quindi adesso per i condomini superiori ai 20 appartamenti non si può superare il quinto di deleghe, quindi uno non può portare più di un quinto di deleghe. Ci arrivano anche con metà del condominio in delega e quindi gestivano diversamente. Quindi non capita più che arriva uno con 500 millesimi e ti dice grazie amministratore. No, ma quello non è quello problema. Il problema è che decide delle cose che gli altri non sanno e poi vengono a dire ma perché avete deciso ciò? No, questo sicuramente sarà utile per avere anche più partecipazione, perché a quel punto saranno costretti a venire. Serena, l'ultimo SMS. L'ultimo SMS, leggiamolo subito. Sto ristrutturando casa, gli altri condomini mi fanno difficoltà per le macerie e il rumore. Come mi devo comportare? Paolo da Cuneo. Ci seguono anche da Cuneo. Da tutto il mondo. Ma effettivamente, in realtà, una cosa che non abbiamo mai detto ai nostri telespettatori è che abbiamo, essendo anche su Sky, arrivano anche tante segnalazioni da tutta Europa, perché ci sono tanti italiani che con Sky, con la parabola, ci seguono dall'Inghilterra alla Francia. Allora, Marco Briamonte, questa è tutta tua. Bisognerà ovviamente far riferimento innanzitutto al regolamento condominiale, che talvolta prevede degli orari, delle modalità per poter eseguire i lavori. Se il regolamento condominiale non prevede nulla, si potrebbe fare riferimento anche ai regolamenti locali. Molto spesso i comuni disciplinano gli orari entro i quali si possono eseguire i lavori e magari differenzia tra le varie tipologie di lavori che si possono eseguire in un condominio. Tendenzialmente la cosa migliore è avvisare magari l'amministratore dicendo o affiggendo un cartello, guardate che in determinati orari sarò costretto a disturbarvi perché dobbiamo eseguire questi lavori, cercare di contenere il più possibile. Nel momento stesso in cui ci sono delle doglianze, effettivamente non resta altro che cercare di sospendere e ridurre il più possibile il disagio degli altri condomini, anche perché altrimenti la conseguenza più antipatica può essere poi una denuncia. Spesso ci si rivolge magari ai vigili urbani, se non addirittura ai carabinieri o alla polizia, per il disturbo, per l'impossibilità di riuscire ad adempiere alle normali attività quotidiane, riposare. Però anche questi sono estremi che portano al discorso che è stato fatto più volte prima. Se si cerca di usare il buon senso e trovare la soluzione più ovvia, che è quella molto spesso di dire devo eseguire dei lavori, cari signori, sappiate che in questi giorni, in questi orari avrete qualche disguido, non vedo molte altre alternative se non quelle poi di andare a litigare ulteriormente per delle cose che si possono risolvere in maniera molto semplice. Questo è molto importante. Molto importante. Quello di dover di comunicarlo. Esatto. Cioè, importante. Già affiggere un cartello dicendo che scusatemi, ma devo fare questi lavori e in questo periodo farò dei rumori, la gente La prende meglio, no, giustamente è avvertita, però, non sa. Io mi ricordo quando ero giovane, c'erano dei regolamenti di condominio che vendevano le cartolerie e lo appendevano. Adesso invece c'è più niente di questo. Non c'è più niente. Quindi, però voglio dire, regolamenti condomini ce l'hanno. Comunque, un'ultima cosa, perché poi il tempo stringe, avvocato Briamonte, c'era ancora una cosa da dire soprattutto per i condomini che pagano regolarmente le spese, che in passato potevano essere, come dire, inseguiti anche loro se mancavano dei soldi nel condominio. Mi sembra che adesso i creditori non possano più agire verso i condomini in regola con i pagamenti, almeno non subito. E infatti non è del tutto vero, perché la nuova normativa dice che i creditori innanzitutto hanno il diritto di chiedere e di ottenere risposta all'amministratore per sapere quali sono i condomini morosi, proprio perché il creditore deve agire innanzitutto nei confronti dei condomini morosi, coloro che non hanno pagato. Peraltro, se il creditore non è soddisfatto perché non riesce comunque a recuperare i propri soldi neanche dai condomini morosi, allora a quel punto
può agire nei confronti dei condomini che invece hanno pagato puntualmente, i quali poi a loro volta potranno rivalersi nei confronti dei condomini morosi, ma anche qui si innesca poi tutta una serie di azioni, sì, che saranno contenti i fautori della privacy su questa cosa qua, per cui tutte le aziende... Ci sono già grosse discussioni, perché molto spesso si chiede come mai viene messo il mio nome nella tabella di suddivisione delle, sì, spese, esatto, gli altri non devono sapere che io non ho versato questo, e anche lì vanno a spiegare. Anche lì ci saranno tanti problemi. Io ringrazio i nostri ospiti, purtroppo il tempo è a nostra disposizione terminato. Serena. Grazie per averci seguito, vi ricordo, se avete perso qualche puntata, di visitare il nostro sito www.profondorosso.info. Io auguro buone vacanze a tutti. Allora, grazie anche a Serena. Finisce questa sera la prima stagione di Profondo Rosso. Io auguro a tutti di passare una buona estate. Ci ritroveremo di nuovo dal 4 di ottobre, venerdì 4 ottobre, ore 21, in diretta su Rete 7 e su Sky 825. Inizieremo la seconda stagione seguendo l'attualità e quello che il destino ci porterà per il prossimo autunno. Grazie, buone vacanze. Dato dal tentativo di infezione.